Finalmente Zelda Echoes of Wisdom! Ci siamo? Ci siamo, con un po' di ritardo rispetto a quello che avremmo voluto. Non partire col menu, ti prego. È andato Niente, è ormai. andato. No, ok, l'abbiamo ripreso. Ragazzi, gioco uscito in questi giorni. Tempo di comprarlo e siamo giunti da voi. Speriamo bene, ne parlano benissimo. Per cui Vai, vai. vado. Non ce la faccio. Occhio. È un meraviglioso richiamo ai bei tempi di Zelda, questo. Molto fine. Molto. Partiamo con un sacco di cuori, tra l'altro. Infatti, ma per poco temo. Yeah. No. Bravissimo. Potevo sollevare anche lo scudo, mamma. Altri cuori. Modestamente. Io mi farei serenamente 40 ore così. Eh, Vero? Ma no, sarebbe un po' noioso però. oddio. No, prima. Penso tu debba andare lì. Esatto. No, dall'altra parte, c'è quello più basso. No, sì. Voilà. Oh yeah. Queste bombe sono un po' una sola Ci comunque, mette troppo a eh. Aspetta, no, ma scoppiare. non continuare a tirarle, non gli stiamo Sì, facendo sì. E come gli niente. stiamo facendo niente? Senza paura. Poi quante ne abbiamo? Infinite. Infinite. Spacca tutto, frena, no, E l'altra. tanto ci sono detti i cuori. Non sempre. Sta per accadere il fattaccio. Dei fattacci. Di nuovo tu. Sempre il solito guastafeste. Tuttavia, sembro Califano. Se morta la sorte, gioca in mio favore. Ma perché? È così. Vieni 1903 in un colpo solo. Colpo di scena degno degli anni del potere, eh? Chi l'avrebbe mai detto che fosse Link? Se l'è tolto così davanti a tutti. Ma perché il cappuccio è rimasto fuori dal... Che ha ordinato? ci riprovi con le bombette. Occhio, Ho occhio! capito, cioè Non te è sposti! legnoso come non si sa che cosa, lagga pure. Spostati! Ti segue. Occhio! Se gli forse se gli tiri. Devo bombarolarlo. Mamma mia.
Bombalo, bombalo. Tiè, beccate questa. Bravissimo, bombalo. Avevo calcolato tutto, eh. Sua. Ma no! Ma non la volevo mettere lì! Bravissimo! No! Ma... Good tactic! Grazie! Anzi, grazie! Grazie. Ce la fanno? Con qua armatura addosso. Meno male che ride. Purina. No. Vabbè, il suo l'ha fatto, dai. Ha provato in qualche modo a non destare sospetto. Penso tu debba proprio andare lì. Il mantello dello spadaccino! È stato abbandonato dallo spadaccino con la tunica verde indossato con il cappuccio alzato. Dissimula il tuo volto. Prego, prego. Qua si allarga. Aia. Io potevo fare niente. Ah, e no. E non si muoveva. Ti eri arreso all'idea che doveva andare no, così. Io, vabbè, game over. Cioè, un po' costoso per 69 euro. La ghicchia un po', eh. La ghicchia, sì. Aspetta, voglio vedere a te a scappata quella roba. Lagheresti anche tu. Occhio. Quando arriverà a Switch 2 sarà sempre troppo tardi, comunque. Occhio! Ho capito! Non pensare al futuro! Pensa al presente! Sì, magari eviterei di andare a toccacciare, no? Ma tocca io! Ti faccio del crimine! Hai tutta la vita davanti. Camminata prepotente. Esatto. Fermeremo tutto questo? Addirittura.
Oh, grazie al cielo, siete salva! Sono così felice! Non siete ferita, vero? Quei 7 giorni in cui siete stata portata via da lui sono stati insopportabili. I soldati hanno cercato tutto il tempo invano, avevamo paura che fosse stata annullata. Annullata. Evviva la principessa, gioca con me, gioca con me! Anche qui ha perso lo squarcione! Ma sono felice che sia tornata a essere salva! Io non so più chi parla. Principessa, mi permetto di porgervi anch'io le mie felicitazioni per il vostro ritorno. Le felicitazioni per il ritorno? Perché le felicitazioni per il ritorno? Le felicitazioni saranno se uno fa, che ne so, se sposa. Vabbè, perché è riuscita a tornare. Felicitazioni. Posso suggerirvi come prima cosa di andare a parlare con il re di Hyrule? Sono certo che sarà più che felice di sapere che sei tornata sana e salva. Parla un po' così, c'ha un po' la prescia. Borgo di Hyrule. Oh, Ma vediamo comunque le c'ha un frame rate imbarazzante. casette. Sì. Cioè, addirittura cioè, qua lagga. Guarda che roba. Io spero si noti anche con la compressione di YouTube, ma è una roba. Boh. Poi hai fatto cosa che è completamente sfocato ai Penso bordi? sia voluto. Ho capito, ma è fastidiosissimo. Sì. Sì, è strano come scelta. Principessa, è bello vedere che siete in salvo. Anche la gente del castello ne sarà felice. Ma Zzzz. perché? E gli è presa così. È il trisauro del bombolo. Guarda lo squarcione, È lo intanto. squarcione. Oh, questo squarcio è apparso dal nulla, non sembra ingrandirsi, ma è meglio non avvicinarsi. Pare che nei paraggi di questi squarci la gente sparisca o, come diciamo noi, venga annullata. Cioè, tipo quando ti si rompe un jeans, che è meglio non. Non tirare, sennò ti si vede tutto il culo. No, volevo dire, al momento la gente del borgo è al sicuro, ma vi raccomando prudenza. Si può dire culo giocando a Zelda? Ciapet. Ma comunque sti cavi di fermetto sono una cosa Sì. imbarazzante. Ah, questo è tu. Bentornata, principessa. Bentornata. Io, la tua fedele impa. Non mi sono mai sentita così impotente come durante la tua assenza. Anche la Ecco, faccia uguale. gli squarci sono apparsi dappertutto, seminando il panico nel borgo. Sono certa che il tuo ritorno sarà motivo di gran conforto per tutti. Conforto. Conforto! È conforto! Però, anche se so bene che sei sempre stata piena di risorse, neppure io mi aspettavo di vederti tornare con le tue sole forze. Pensa noi. Oi oi! Rivederti mi rende così felice che temo di aver parlato troppo. Niente. Vai ora, il re di Hyrule ti attenda. Io vado a preparare un bel bagno caldo. Bagno caldo, non abbiamo fatto bagno caldo, te, poi. Preparato dalla signora, no. Questo è tuo, eh. Oh! No, Principessa, siete salva! io devo finire. Oh, principessa, non so dirvi quando siamo felici del vostro ritorno. È tutto Una felicitazione. Sono un po' sul suo ciano andante. Se ne pensa all'angoscia che ci ha colto dopo il vostro rapimento. La ministra parla per tutti noi! Vi pago le nostre più umili scuse per non essere state capaci di venire in vostro soccorso. Prego. Generale Levande, ministra potente, Ponente, il ponente, re. è un po' non sa leggere bene. In quanto suo padre, vi sono grato per queste parole, ma non pensiamoci più e godiamoci invece questo lieto evento. Poi imposi un È po'. The Gallery, il re di Hyrule. Vedete, si scopre sempre cose importanti nei nostri video. Le origini. Zedda, mia cara, sei stata bravissima a ritornare da noi. Avvicinati così posso guardarti meglio. Sono davvero, davvero sollevato. Sei sana e salva, ti trovo Te bene. trovo.
Mi? Sì. Si è spostato un po' più su. Ma raccontaci, Zelda, raccontaci. Che cosa ti successe? Scusate. E lei che racconta? Un mostro blu ti ha inciarpolata e poi uno spadaccino vestito con una tunica verde è arrivato a liberarti. Che c'ha l'R? Anglo-palermitano. Un po' è particolare il re. Vai. Ma dopo aver sconfitto il mostro è stato inghiottito da uno squaccio. Quindi è questo spadaccino che dobbiamo ringraziare per averti salvato la vita. Se è stato inghiottito da uno squarcio, è lecito supporre che anche lui sia stato. Sembriamo split, ogni persona ha una voce diversa. Anche a distanza di un dialogo. Purtroppo avete ragione. Auguriamoci che stia bene. Non ci sente per quello. Vedete, principessa, chiamiamo così annullate coloro che sono state risucchiate dalle squarce, sparse per il regno e che sono quindi sparite. Proprio così. È un fenomeno terribile che non cessa di tormentare la nostra bella Hyrule. Da diverso tempo ormai degli squacci si aprono in ogni dove, inghiottendo regolarmente i bambini che si avvicinano troppo. Cioppo. Stiamo sempre all'allerta. All'allerta? Sì, per scongiurare che qualcuno venga annullato. Purtroppo non riusciamo in alcun modo a prevenire questo drammatico fenomeno. Di coloro che sono stati annullati non ci resta altro che dolore per la loro scomparsa. Giustamente. Ultimamente ci giungono testimonianze di gente annullata da ogni angolo del regno. E non si tratta più solo di bambini, bensì anche di adulti. Quale sarà mai la causa di tutto ciò? Per il momento iniziamo con la ricerca dello spadaccino in tunica verde. Cosa mi sa? E ora io lo so, ho fatto le scale! Sei tu? No. Generale. Cosa c'è avanti? Fa rapporto! C'è giunta come che c'è dei cinetti causati da squarci tutto il regno! Come? Vabbè. Puoi darci informazioni più dettagliate? Certamente sì! Io vorrei giocare però. I squerci poi piano tutte le persone anziane. I squerci. No! E li trasformano in bu. In palle di sangue di Annatar. Sembrano bu. Il villaggio, venite, ci hanno comunicato che qualcuno è stato inghiottito dallo squarcio. Quanto gli dura il fedone? Sono stati inoltre i sei mostri nei riercersi all'attacco delle persone sulla piana di Hyrule. Ma è terribile. Grazie per il tuo rapporto. Non va lungo. Vai a dire a tutte le ciuppe di prepararsi a partire. Le ciuppe? Sì, la R. Sì. Generale Levante, ministro Ponente. Sì! Ministro Ponente, intensificate le vostre ricerche sul fenomeno degli squerci. Che squerci? Perché dice così? Dobbiamo trovare un modo per salvare coloro che sono stati inghiottiti. Contate su di me, Sire. È il Sire che ha i capelli. Generale Levante, voi vi occuperete dei mostri. Preparatevi a guidare le truppe in battaglia. All'ordine, Sire. Il nostro regno si trova di fronte a una crisi gravissima. Dobbiamo studiare degli squarci e recuperare la nostra agenda. Ma perché? Sta avendo un tracollo psicofisico, sì. Oh no. Ah, gli squarci. Mi piace l'improvvisazione. Aiuto, gli squarci, niente. Niente, no. Tutti dentro. No, diventano bianchi e neri, è brutto. Hanno perso colore. Si spengono, come se si spegnessero. E con tue parti sataniche. Sono posseduti.
Guarda! Richiudete l'incella! Fosse duro. E chiude! Avessi messa! È stata mia figlia Zelda a creare questo squarcio! Dobbiamo tenere sotto controllo questo potere così tremendo! Io stesso riesco a malapena a crederci, ma anche il generale Levante e la ministra Ponente ne sono testimoni! E non state negli impalati, portatela subito nei sotterranei del castello. Lei passivamente accetta tutto. Game over. Basta. Via. Ma perché abbiamo richiuso la principessa? Cosa si è messo in testa il re? Non hai sentito? È stata lei a creare lo squarcio nella sala del trono. Cosa? Ma stai scherzando? Allora potrebbe essere responsabile anche degli altri squarci che si sono aperti in giro. Eh sì. Dicono che gli squarci non scompariranno finché la principessa è nei paraggi. Dicono perfino che il re abbia intenzione di mandarla a morte pur di salvare il regno. Non posso credere che la principessa sia capace di una cosa del genere. Bene. Ma nella cella qui vicino c'è Stan. Chi è Stan? Citazione per pochi. Citazione per pochi. L'ho perso. Monkey Island. Ah, adesso stavo a pensare a Eminem, non so per quale motivo. È Stan. Riesci a vedermi? Io mi chiamo Tri. Quel mostro blu aveva catturato pure me. Ti sto osservando da Lola. E così ti ho seguita fino a questo castello. Ah, una domanda, come ti chiami? Ma che carino. Zelda, ok, me lo ricorderò. Zelda, la tua vita è in pericolo qua. Le persone che ti hanno rinchiusa, il re, giusto? Ha dato ordine di preparare al più presto la tua esecuzione. Non appena l'ho sentito, ho pensato di dovertelo riferire. Il re e gli altri, due, sono stati inghiottiti dallo squarcio. I tre che ne sono usciti? Sono degli impostori? Sì, possiamo chiamarli così, quindi ormai è chiaro anche a te, Zelda. È troppo pericoloso rimanere qui. È un po' il nostro piccione viaggiatore. Se riporteremo indietro i tre inghiottiti dallo squarcio, potremo svelare la verità. Le persone non possono fare il ritorno dagli squarci da sole, capisci? Dobbiamo salvarle io e te, assieme, Zelda. Prima di tutto, però, tocca a me salvare te. Forza, usciamo da questo posto. E quello da obbligare a te? Immediatamente! Faci fissa. Tu non puoi passare così? Curioso. Già. Ah, allora ti presto il mio potere. Ah. Che carino. Scettro. Hai ottenuto il bastone di Tri. Un misterioso bastone dello stesso colore di Tri, emana un lieve tepore. E perché dovrebbe permetterci? In questo mondo io posso ricreare le cose. Non so bene tutto ciò di cui avrai bisogno, ma di sicuro questo ti sarà utile. Avvicinati a un oggetto che brilla e premi ZR. Ma che bello! Memorizza. Ha memorizzato il tavolo. Ben fatto! È così che puoi memorizzare le cose. Dopodiché, puoi ricreare ogni oggetto che hai memorizzato premendo Y. Vai. Ricrea. Ah. Mi pare che tu abbia capito. Quando ricrei qualcosa che hai memorizzato, lo chiamiamo replica. Premi ZR quando sei di fronte a una replica per eliminarla. Se invece vuoi eliminare tutte le repliche in un colpo solo, devi tenere premuto ZR. Hai capito? Vabbè. Bene. Non capisco come questa cosa ci possa permettere di... Ah, hai capito?
Ora possiamo scappare, andiamo. Oh, finalmente si gioca. Andiamo. Occhio. Facciamo la stealth. Per forza. Ne. Se no ci arrestano. Tenere premuto A, puoi vedere le repliche che hai memorizzato. Seleziono una con R e poi rilascio. Molto semplice. Io avrei. Ah no! Non era A, che stupido, ecco. Carino il topino lì, ma lo puoi prendere? Vediamo. No, è andato via, mi sa. Occhio. Bravissimo. Ah. Chiudiamolo dentro. Infatti. Ok, perché questo va andando giù. Ok, tutte e due fanno il giro. Quindi se chiudiamo. Esatto. Io creerei un'altra scatola. Esatto. Abbiamo intrappolati. Ale. Che fanno per curiosità? Infatti. Se Morite. guardano, vabbè. Benissimo. Fai delle scatole, delle file. L'altro giorno per fare una prova ho rotto una giara. Il generale Levante ha sentito il fracasso ed è corso subito. Ti avrà fatto una bella ramanzina, quindi devo spaccare qualcosa. Ho pescato una giara lontano da me, così lui seguendo il rumore è finito dalla parte sbagliata. Ups. Vabbè. Già, Levante è un sempliciotto, cavolo. Pensavo che si sarebbero girati quando. No, magari. Allora. Già l'ho memorizzata. Solleva. E Gliela rompi in testa. No, dovevi farlo di là. Forse. Fallo di qua. Vai, vai, casca. Capire il Penso tu debba pattern. No, fare le scatole per salire qua sopra. Ma no, io la facevo più complicata. cioè, più rapida, senza paura. Oh Io stavo facendo delle scatole. no, principessa. Sono così felice che tu sia salvo. Non sei ferito, vero? Non riesco a credere che quel che si è messo in testa è il re. Che sia stata tua ad aprire quello scorcio, che assurdità. Il re, il generale e la ministra sono tutti e tre degli impostori. E poi c'è questo trico e il suo bastone. Allora è lui che ti ha aiutato a evadere. Zelda, puoi sfruttare il potere del bastone. Per la vecchia. Ma sembra un limone. Principessa, ma dov'è Tria adesso? Non lo vedo qui con te. Sfonta la vecchia. Zelda, credo Zelda! che nessuno possa vedermi, a parte te. No, volevo levarti un personaggio. Il mondo è davvero zeppo di misteri. Sia come sia, io sarò sempre al tuo fianco, principessa. Io sto pensando di giustiziarti. Questo è vero. Dobbiamo lasciare subito il castello. Con i tuoi abiti però desteresti troppo nell'occhio. O qui con me qualcosa che potresti indossare. Ehi, principessa, cos'è quella cosa che vedo spuntare nella tua tasca? No, zitto, non fare battute. Dunque, quello è il mantello dello spadaccino che ti ha salvata. La taglia sembra giusta, va bene, usiamolo. Il tuo cappuccio nasconderà un po' il tuo volto. Presto prima che ci scoprano. Quindi Tri lo vediamo solo noi. Ah, deve. Se cangia la principessa.
Bene. Hai ottenuto la tunica da incognito. La tuneta? La tunica. Ideale per andare in giro senza venire scoperti. Odora di armadio ammuffito. Buono! Vieni così, sarà più facile andare in giro. La principessa fuggì, trovatela! No! Pare che abbiamo compagnia. Vabbè, tanto non ci riconosco. Lascia che ci pensi io. Devi abbassonare. Infatti, gli passa pure sotto. La di perché chi c'è con voi? Non sarà mica la principessa, vero? Se no deve considerarci immediatamente. Questo signor, vero? Non ci penso nemmeno. No! Il maestro Miyagi, eh. Bene. Principe sopra di questo. Anzi, ce l'ha pure a noi. Hai ricevuto un diario di Impa. Da Dai, Impa. Impa, al suo interno è ripiegata una mappa. Per imparare. Per imparare. Oh, bene. Vai alla casa contrassegnata con Luminoso. Sono certa che la troverai su aiuto. Che lato dell'aiuto? Di che ti mando io, tanto era. Ah già. Aiuto! Laggiù! Che bello che era nel coro, giustamente. Più avanti troverai una E scorciatoia così. che porta fuori dal castello. Usala per fuggire. Principessa, ci incontreremo di nuovo. Ora va. Lei intanto gli dà ancora. Bene, ragazzi, io visto che siamo con mezz'ora abbondante, mi fermerebbe, come si suol dire. Fateci sapere come lo state trovando. Se vi sta piacendo, Sì. è carino, nel senso per adesso abbiamo visto poco e niente, ovviamente, la premessa però è simpatica. Avremo modo di approfondire e ne riparleremo nella top di fine È mese, sicuramente. rilassante, Magari una trasmette. pre-recensione, Ah, una perché no? recensione Volentieri, definitiva. volentieri. Fateci sapere quello che volete, noi ci organizziamo. Ragazzi, alla prossima.